Leopardi, Manzoni, Ariosto, D'Annunzio che abbiamo avuto, Dostoevskij, ecco, Maupassant la settimana scorsa, ed è un confronto molto fruttuoso. Avrei potuto intitolare questa sera Pirandello e Niccodemi, ma insomma Dario Niccodemi non è questo grande, è un contemporaneo di Pirandello, appena un po' più giovane, che però ha avuto il merito di mettere in scena per primo i sei personaggi. E perché l'avrei intitolata Pirandello Niccodemi? Perché è emerso finalmente il copione originario che era stato consegnato a Niccodemi perché lo approvasse, perché si facessero le prove, e per fortuna questo uomo di teatro, animale di teatro, Dario Niccodemi, è stato anche lui commediografo, oltre che un direttore di compagnie, con una vita molto interessante. È figlio di immigrati nell'America Latina, ha fatto giovanissimo il giornalista teatrale, uno che ha amato subito il teatro, ha conosciuto Gabrielle Rejean, grande attrice di Parigi, maggiore di lui di parecchi anni, insomma celebre. Rejean è l'attrice di cui Proust parla nella Recherche, no? C'è la Fedra di Resene di Rejean, ecco, cioè, questa attrice mitica tanto quanto Sara Bernhardt. E Niccodemi si lega affettuosamente, quelle amicizie affettuose, quelle amitié amoureuse, ecco, una volta tanto. Non è lui, insomma, quello carico d'anni e lei è il virgulto, ma il virgulto è lui, Niccodemi, ventenne con una quarantenne, però molto famosa, che lo porta con sé a Parigi, dove Niccodemi si naturalizza francese, impara benissimo il francese e soprattutto impara dai teatri francesi, che sono di gran lunga più avanzati di quelli italiani, dal pubblico francese, che è il pubblico di Parigi, e cioè di una grande capitale, mentre l'Italia, voi sapete, noi non abbiamo una grande capitale, abbiamo tante capitali. C'è il pubblico di Napoli, il pubblico di Palermo, di Genova, di Trieste, di Milano, di Roma, e sapete, quello che va bene a Milano non va bene a Roma, e come c'è Parigi ha una maggiore omogeneità. E Niccodemi conosce, perché va persino in Russia, conosce i grandi registi russi, Stanislavski, Meyerhold, che anche loro vanno a Parigi. Non dimenticate che sono gli anni, questi della Belle Époque, no, che precedono la Prima Guerra Mondiale, in cui i balletti russi sono famosissimi. Quindi Niccodemi impara una regia di prim'ordine, no? Quindi quando arriva in Italia con la guerra, è subito alla testa della Società degli Autori, diventa il presidente della Società degli Autori e scrive delle opere di grandissimo successo. Una almeno è rimasta nella memoria di tutti, La nemica di Niccodemi, 1916. A questo per dire chi è Niccodemi, ha questa formazione, no? Questo importante bagaglio alle spalle, e perciò apprezza l'opera di Pirandello, i sei personaggi, e la mette in scena. Perché non è detto che Pirandello, se non avesse avuto un incontro felice, non è detto che avrebbe trovato proprio chi mette in scena un'opera dove la rappresentazione deve fallire, no? Cioè, lo spettacolo coincide con il fallimento dello spettacolo. Questo salto mortale è nuovissimo, no? Di assoluta avanguardia, che rivoluzionava ogni aspetto del teatro, da
tutte le sue componenti, come dirà Pirandello, ogni componente del teatro veniva messa in discussione. E non è detto che avrebbe trovato. Ma arriviamo a questo copione, che è la stesura originaria dei sei personaggi, che è rimasta nelle mani di Nicodemi, perché non è stata trovata fino al 2019, l'ho trovata nel 2019. Perché fino al 2019 non è stata trovata? Io stessa conoscevo benissimo l'archivio di Nicodemi, che ora si trova a Livorno, ma è stato per anni e anni e anni a Roma, in una zona, insomma, la zona di Campo dei Fiori, vicina a casa mia. Io ci sono andata molte volte. Anche Alessandro D'Amico mi aveva assicurato di avere chiesto orale scritto se c'era rimasto presso Nicodemi un copione dei sei personaggi. La risposta era sempre no. Ecco, il punto è che io, per esempio, mi sbagliavo, cioè nel compiere la mia ricerca, no, presso l'archivio Nicodemi, commettevo un grave errore. Ho visto che la settimana scorsa su Repubblica, mi sembra, è nata una polemica contro Renan, Ernest Renan, questo grande storico del cristianesimo, perché, non so, politicamente scorretto, insomma, una qualche polemica, per cui è stato anche difeso da Corrado Auges. Ecco, vi parlo di Renan perché, leggendo in gioventù questa importante storia del cristianesimo, cioè la vita di Gesù Cristo, gli apostoli uno per uno, i Vangeli, eccetera, l'Ecclesiaste, il Cantico dei Cantici, cioè grande storico del cristianesimo, che uno cristiano o non cristiano è bene che conoscere la storia del cristianesimo, questo grande storico, nell'introdurre il secondo volume, Gli Apostoli, Les Apôtres, dava una indicazione metodologica. Di fronte a un documento, quando io faccio una ricerca, devo calcolare la parallasse. Cos'è la parallasse? La parallasse è quell'angolo che gli astronomi calcolano quando guardano, osservano il cielo. La Terra, essendo rotonda, io sono sempre da un punto di vista così. Devo calcolare il mio angolo di osservazione, operazione semplicissima. Cioè, quando io cerco un documento, devo calcolare la parallasse, dove io mi trovo e che cosa sto osservando. Perché se io presto a Dario Nicodemi la mia sensibilità, il mio gusto e i miei giudizi, non troverò mai niente. Cosa penso io? Che i sei personaggi sono un'opera meravigliosa, che se uno ce l'ha lo mette in quadro, no? Così come ho visto che Nicodemi faceva con le opere di D'Annunzio, tutti i volumi di D'Annunzio rilegati, tutte le fotografie con dedica in boiserie, no? In cornice, cioè. E io dico, dov'è la cornice di Pirandello, no? Cioè, mi aspettavo, e quindi chiedevo anche agli eredi, che non sono tenuti a essere dei conservatori di tipo scientifico, ma per caso non è che c'è un copione di Pirandello? No, no, il giorno in cui ho meglio conosciuto il rapporto Pirandello-Nicodemi, che è un rapporto molto conflittuale, dove è vero che Nicodemi mette in scena i sei personaggi, ma non penserà mai che i sei personaggi siano un'opera superiore, per esempio, alla figlia di Iorio. Mai e poi mai. Dice, ci si capisce poco. E abbiamo tante testimonianze di quest'ordine. Quando le ho messe tutte insieme, sono tornata nell'archivio di Nicodemi e dico, non c'è mica degli scarti qua? Non c'è roba così, sì, là c'è un mucchio di roba, aspetta che provo a guardare, quasi nel cestino della carta straccia, e là l'ho trovato. Perché se io andavo con la mia idea di che cosa sono i sei personaggi, non li avrei mai trovati. Devo, quando compio una ricerca, calcolare la parallasse. Questo vorrei che i giovani lo incidessero per sempre, cioè osservate l'osservatore, no?
sempre dovete farlo quando avete in mano un libro, da dove mi viene, chi è questo che lo scrive, quali sono le sue competenze. E oggi che abbiamo qui il privilegio di avere Elio Provvidenti tra il pubblico, e sono veramente commossa e molto grata di averlo qui, di avere qui Elio Provvidenti, vi dirò che certi studi su Pirandello di egregi studiosi sono stati condotti in assenza di documentazione, perché questa documentazione è emersa piuttosto tardivamente. Non so se per caso vi è capitato tra le mani un classico, no? Un classico degli studi pirandelliani, il libro di Gaspare Giudice. Gaspare Giudice, buonasera Giulio Ferroni, quale onore. Allora, il libro di Gaspare Giudice che cosa mi dice? Mi dice, per esempio, a proposito del giovane Pirandello, dice, Pirandello dal 14° anno di età ha smesso di avere rapporti con il padre, in conflitto con il padre. Poi, e questo negli anni 60, no? Cioè, arriva Elio Provvidenti, pubblica tre volumi di lettere sostanzialmente ai familiari giovanili, no? Non è vero che non abbia interrotto i rapporti con il padre, ma ha scritto lettere affettuosissime, anzi, il padre è venerato da Pirandello, un idolo. Ma poi esce anche un altro volume, sempre di Carteggi intimi, di Renata Marsiglia. Ma poi non sto a dirvi il carteggio di Pirandello con Marta Abba, come cambia, per esempio, e noi stiamo parlando dei sei personaggi, è un'opera che ha più edizioni, dal 21 al 25, nel 25 Pirandello già conosce Marta Abba, quindi è anche probabile che l'interprete della figliastra, se è Marta Abba, questa parte sia ritoccata per lei, potrebbe essere, ma se non ho nessuna lettera, non mi faccio nessun documento, non mi faccio un'idea di che rapporto c'è, e quindi non mi interrogo assolutamente. Per esempio, se uno nessuno 100.000, la seconda parte, i lettori più acuti hanno intravisto che ci sono due mani diverse, diciamo così, due stagioni di scrittura. Però se non c'è, Mazzacurati può essere bravissimo, ma se non ha mai letto una lettera a Marta Abba e quell'amore così folle, non mette a fuoco. Così come molto tardivamente, 2004 o 2005, si sono lette le lettere al prigioniero, cioè le lettere tra padre e figlio durante la guerra. Ma non basta avere questi documenti vanno interrogati criticamente. Come sono le lettere al prigioniero? Ecco, adesso spero che Maria Colevecchio insomma, scriva quello che sta scrivendo, insomma. Queste lettere, per esempio, sono molto censurate, non sono tutte, e sono puntini puntini. È possibile ad Agrigento andare e leggerle integralmente, comunque circolano in quella forma, e io mi devo interrogare, chi è questo Andrea Pirandello? È il figlio di Stefano Pirandello, cioè il nipote di Pirandello, che ha voluto che noi sapessimo certe cose e certe altre non le sapessimo. Quindi io mi devo interrogare, perché ho di fronte una serie di documenti e devo calcolare quella che vi prima dicevo, la parallasse. Che angolo di osservazione ho in questo caso? Altro discorso è per certi lettori di Pirandello illuminatissimi. Ce n'è uno che non ha sbagliato mai, anche se non aveva i documenti a disposizione, se li ha inventati. Ecco, mi riferisco a Leonardo Sciascia, che è un lettore di un'intelligenza senza fine di Pirandello. In un racconto che si intitola Una storia semplice, credo che sia del 70 e qualcosa, 72, 73. Immagina, inventa, ma forse no,
che in un baule a Palermo sia stato ritrovato un pacco di lettere di Pirandello liceale a un amico. Dice, lettere importantissime, perché Pirandello a 18 anni aveva già pensato tutto quello che avrebbe scritto fino oltre i 60. Uno come Sciascia si priva anche di tutti questi carteggi che vi ho detto, perché li ha come visti. Non può sapere nel 70 che Elio Provvidenti pubblicherà tutti questi carteggi che sono ricchissimi di progetti, di scrittura, ricchissimi di confessioni di vocazione, io voglio conquistare il teatro, voglio scrivere questo, voglio scrivere quell'altro. Però Sciascia si immagina, si inventa, come si può essere filologi, si inventa che Pirandello avesse immaginato tutta la sua opera a 18 anni. Bene, quando noi leggiamo quelle lettere giovanili di Pirandello, dove persino con sofferenza dice «Ho la testa piena di fantasmi, mondi, uomini, destini, come farò a dar loro voce? Ho la testa invasa, si sente persino male». E Sciascia aveva visto bene, benché non avesse letto queste pezze d'appoggio, no? Sulle quali oggi noi basiamo. E in effetti, per affrontare un problema come sei personaggi, gli studi che mi sono più serviti riguardano tutt'altro. Per esempio, un saggio antico di Contini, che è un filologo, è un saggio del 37 che io ho letto in gioventù, come lavorava l'Ariosto. Cioè le ottave le scriveva prima in prosa, poi le aggiungeva le aggiunte dell'edizione del 1533, perché di fronte ai sei personaggi io ho questo problema di avere un copione originario, un debutto del 21, una stampa del 21, una stampa del 23 parecchio cambiata e un'altra che è quella che noi oggi leggiamo, che tutti noi leggiamo, del 25. Con dei cambiamenti, come lavorava Pirandello? Era solito cambiare così le sue opere? O i sei personaggi sono un caso unico? Questo è come lavorava Pirandello, come era solito lavorare. In realtà l'indicazione di Sciascia ci deve servire. Pirandello non scrive oggi una novella, domani un romanzo, dopodomani una commedia, un saggio, no. Pirandello ha in mente di scrivere un'opera, ecco come dico sempre ai miei allievi, un'opera con la O maiuscola, sentendosi portatore di un messaggio denso, filosofico, dicendo di appartenere agli scrittori filosofi, fare una letteratura di cose, non di parole. Ha rivendicato questo spessore del suo messaggio. E questa opera è un tutt'uno dalla quale, come pensate a una calotta artica, si stacca un pezzo, un altro pezzo, un altro pezzo, ma è tutto suturato. Con che cosa convivono? No? Con che cosa sono più vicini sei personaggi, no? Questa è l'ontogenesi, vedete le mie mani, ecco, quando si... le dita sono più lontane possibile. Prima vicine e poi lontane. Con cosa stanno vicini i sei personaggi, prima di allontanarsi? Sono annunciati come commedia, intendo come commedia, nel 1919, una prima volta insieme con Come prima meglio di prima. Poi nel 1920 sono annunciati insieme con la signora Morri 1 e 2. Sto scrivendo, come prima meglio di prima, e sei personaggi in cerca d'amore. Sto scrivendo la signora Morri 1 e 2 e sei personaggi in cerca d'amore. In queste due coppie. Allora, se io do anche una distratta occhiata a Come prima meglio di prima, vedo che c'è una moglie che è stata indotta ad abbandonare il tetto coniugale, e abbandona anche una figlia in tenera età,
Signora Morley è indotta a separarsi dal marito, che il marito per un crack finanziario si dà per morto, no? Questa è sfumatura per scarso, ma Pirandello si dà per morto, per 10 anni non se ne sa niente, questa signora si risposa e fa un figlio di secondo letto. Questi figli di primo e di secondo letto, tutte e tre le madri e mogli che noi abbiamo, sono protagoniste di una analoga vicenda. Così anche nella, come prima meglio di prima, la protagonista ha una figlia che poi insomma diventa adolescente, molto aggressiva nei confronti della madre, cioè già la figliastra è tratteggiata, eh? O nella signora Morley c'è un giovinetto, no? Per dire che Pirandello ha questi temi coniugali e parentali che studia, ristudia, ristudia per anni, anni, anni. C'è un romanzo, suo marito, che è già coniugale, no? Quindi quando compone 6 personaggi, ha la mano sciolta e libera nei confronti del plot, e tutta la sua abilità è nel congegno scenico, nel contraddire tutte le regole che governano il teatro. Nei 6 personaggi non c'è il pubblico, gli attori vengono zittiti, ci sono i personaggi che normalmente stanno dentro un copione, che invece sono usciti dal copione. Diciamo, la grande attenzione di Pirandello è relativa a questi fatti, ma però se io vedo queste opere limitrofe, le analizzo, comprendo meglio i 6 personaggi. Intanto comprendo che il padre e la madre dei 6 personaggi, quando poi vanno a vivere sotto un comune tetto, hanno rapporti carnali. Questo servirebbe molto a un regista. Hanno rapporti carnali perché, in Come prima, meglio di prima, ci sono rapporti carnali, ma persino il Fumatia Pascal c'è questo ritorno di fiamma della moglie che, dalla quale viveva separato, no? Da lungo tempo. C'è il rapporto carnale, in Come prima, meglio di prima, lei è incinta, quindi il rapporto carnale è evidente. Questo per questo aspetto, ma anche per altri aspetti, diciamo così, il testo acquista trasparenza. Quando io apprendo che Come prima, meglio di prima è stato scritto per Emma Grammatica, che aveva allora un cavallo di battaglia, che era Casa di bambola di Ibsen, che alla fine, insomma, se la vogliamo recitare come si deve, Nora di Casa di bambola abbandona il marito e i figli. Sapete che molte compagnie invece no, abbandonava il marito ma prendeva con sé i figlioletti, e no, come abbandonare i figli, no? Tanto che Capuana scrisse una lettera a Ibsen in persona e disse: ma qua insomma mi fanno molte, insomma, molte proteste per questo finale scandaloso, perché che una donna abbandoni i figli, no, il marito sì, ma i figli no. E scrisse proprio, perché ha tradotto nel 1894 per la Duse Casa di bambola, proprio per farselo dire da Ibsen: no, deve abbandonare proprio il tetto coniugale con anche i figli. Quindi questo comprendere che cosa sta intorno, no? E anche che cosa sta intorno ai 6 personaggi, diciamo, dal punto di vista della storia, con la S maiuscola, perché questi sono gli anni, vi ho detto, 21 debutto e prima stampa, 23 il primo rifacimento, 25. Ora, tra il 21 e il 25 succede in questo paese molto. Intanto è noto che i 6 personaggi debuttano il 9 maggio 1921 al Teatro Valle, e che al terzo atto succede una grande gazzarra, questo è notorio. Meno si sottolinea meno un fatto, che il 15 giugno, il 15 maggio, una settimana dopo, si votava. Le strade, le piazze erano
risuonavano di comizi elettorali, perché elezioni molto importanti, perché nel 21 c'è per la prima volta sulla scena politica il Partito Comunista, che è stato fondato nel 21. Nel 21 è stato fondato anche il Partito Fascista, che prima era un movimento. I fascisti hanno 35 deputati, i comunisti 15 deputati, e la campagna elettorale è stata ferocissima su tutto il territorio nazionale. Il 22, non vi sto a dire, occupazione delle fabbriche, sciopero egalitario, incendio dei raccolti, pacificazione nazionale che fallisce, Mussolini che dice esco di scena, di tutto succede, e succede anche la marcia su Roma, che è una rivoluzione. Il paese si avvia alla dittatura, no? Questo succede nel 24, il delitto Matteotti, che è poi l'anticamera della dittatura personale di Mussolini. Sono eventi ai quali Pirandello risponde, no? Vive queste realtà. Oh, tanto più poi è citato la vita politica, tanto più la gente va a teatro. Non so, sembra una regola generale. Domani presenterò a Teatro Argentina dei lavori che sono stati fatti così di recente, carteggi pubblicati, che riguardano Luigi Squarzina, regista, anche grande regista di Pirandello. Nato nel 22, quindi nel 43 a 21 anni, vuol fare teatro, non pensano che a fare teatro, cioè c'è il 43, si può immaginare qualche cosa di peggiore, che il re scappa, la morte della patria, l'8 settembre, arrivano i tedeschi, l'Italia occupata, divisa in due, insomma, qualche cosa di macerie, morti, lutti, non pensano lui, Gassman, altri, e sembra che la richiesta di teatro sia fortissima in questi momenti così gravi, come sono tutti quelli del dopoguerra, diciamo così. È un'opera, quella di Pirandello, teatrale, sostanzialmente di guerra e dopoguerra, un dopoguerra, diciamo, infiammatissimo, con gente scontenta, piena di vedove, piena di orfani, piena di mutilati, c'è l'inflazione, la crisi economica, la disoccupazione, momenti molto critici, e sono momenti molto critici anche nella vita personale di Pirandello. Ora, di solito non si dovrebbe parlare della vita personale di uno scrittore, cioè lo scrittore ha lasciato l'opera perché andarlo a disturbare, insomma, nelle retrovie, ma se non fosse che non c'è nessuno studioso, nessuno che non dica che aveva la moglie matta, no? Non mi sarei avventurata, no? Ma anche perché quando parliamo di opere limitrofe, vicine ai sei personaggi, quindi ho nominato solo come prima, meglio di prima, la signora Morley 1 e 2, che sono delle varianti di uno stesso tema, di uno stesso plot. C'è anche un'opera limitrofa che non è proprio di Pirandello, ma è del figlio di Pirandello, di Stefano Pirandello, il primogenito, che ha scritto La casa a due piani, consegnata alla Società degli Autori l'8 febbraio del 21, ecco che siamo qua col 21, rappresentata per la prima volta nel 23. Cioè La casa a due piani è una dilatazione dell'ultimo, insomma, dell'ultima parte dei sei personaggi, sono i sei personaggi visti da Stefano Pirandello, il quale Stefano Pirandello, questo sconosciuto, ha scritto molte opere, ahimè anche teatrali, due romanzi, novelle, ma scritti giornalistici. Quando il padre scrive i sei personaggi, accanto a questo figlio, perché tra il 19, il 20, 21, 22, 23, 24, il figlio lo vediamo sempre accanto al padre. Coabitano anche quando
si sposa Stefano, si sposa nel marzo del 22, tanto più che si è sposata la figlia Lietta, che si è sposata nel 21 e se n'è andata in Cile. Vi dicevo che abbiamo un buon numero di lettere di questi anni, di quando Stefano è stato prigioniero, perché a 20 anni è andato volontario di guerra, è stato catturato subito, è stato prigioniero durante tutta la guerra, è tornato sostanzialmente nel 19, nel 18, ma poi al campo base di Macerata, è tornato a casa nel 19 ed è subito ha manifestato questa intenzione di essere poeta, scrittore, narratore. Ecco, però per esempio i suoi scritti giornalistici non sono stati mai raccolti, e benché ne abbia scritti su Lenin, per esempio, violenza, e abbia commemorato Martoglio. Ecco, questi scritti sulla Tribuna, su giornali romani sostanzialmente, che rappresentano quasi tutta la sua attività, non ci sono, non sono neanche mai menzionati, poco menzionati, soprattutto quando Stefano Pirandello scrive del padre, non vengono menzionati affatto. Per esempio, Stefano Pirandello, in una data molto cruciale per i sei personaggi, per questa opera che vi dico, comincia una prima stampa nel 21 e quella che noi leggiamo è del 25, ma trasformata in questi anni, che noi non leggiamo, non c'è uno scritto di Stefano Pirandello che si intitola Pirandello intimo, commedia 20 febbraio 1922. Però c'è una cronologia di Stefano Pirandello, io guardo 22, vedo 11 febbraio, 12 febbraio, 7 marzo, 20 febbraio, l'articolo di Stefano Pirandello su Padre non c'è. Commedia è una rivista importante, un'importante rivista di Mondadori, che ha delle mire su Pirandello, ovviamente. E un ritratto di Pirandello importante. Che cosa dice Stefano Pirandello in questo articolo? Vi prego di notare la data, 20 febbraio 22. Il 24 febbraio andrà in scena Enrico IV a Milano, un successo pazzesco. I sei personaggi, è vero che a Roma sono stati, diciamo, però all'ultimo atto contestati, ma a Milano il 27 di settembre hanno avuto un grande successo. Non solo, ma giusto, proprio giusto nel febbraio del 22, i sei personaggi sono tradotti ormai già in spagnolo, ma in inglese, a Londra, che è un fatto molto significativo, vengono messi in scena a Londra e decretano la fortuna mondiale, planetaria, perché da lì vanno a New York e siamo a posto. Quindi c'è un Pirandello che sta finalmente emergendo. Com'è il ritratto di Stefano Pirandello? Il padre è in pantofole. Non, anzi, quando rientra a casa, sono le prime parole, sono in dialetto siciliano. 100 anni mi pare, quando rientra a casa, 100 anni mi pare che non mi spoglio, cioè non voglio stare con le scarpe, non voglio stare con il vestito, parlo il mio dialetto, mi metto a casa e non ne voglio sapere di notorietà, di fama, eccetera. Che cosa vuole fare questo il padre secondo Stefano su Commedia, no? Il suo sogno è di ritirarsi in campagna, appena l'urgenza delle necessità materiali si sarà rallentata col sistemarsi dei suoi figliuoli. Là, finalmente,
vuol provare a vivere un po' per se stesso nelle piccole e care cure di un orto e di un giardino. Coltivare i fiori quando ha potuto, ha sempre fatto con grande passione. E che cosa dice? Ho pronta una rivoltella carica da scaricare addosso a chiunque mi parli di letteratura. Non voglio più scrivere neanche una riga. È un po' forte, cioè forse è il desiderio, no? Cioè, non viene mai, non viene menzionato questo scritto che però con l'autore della Casa Due Piani, con dà un certo senso di quello che succede anche nell'ambito familiare. Non viene menzionato un altro fatto, che Stefano ha un ruolo di segretario e lui dice di negro, insomma, aiuta il padre, per esempio, nel ricavare soggetti dalle novelle per il cinema. Ecco, un altro aspetto straordinario al quale non si presta la sufficiente attenzione. Come lavorava Pirandello? Ecco, com'è il suo laboratorio? Narrativa, teatro, cinematografia, di uno scrittore che, come pochi che io abbia incontrato, coetanei di Pirandello, abbiano così grande consapevolezza delle regole che governano questi diversi generi. Voi capite che a teatro non si può fare quello che si fa nella narrativa e al cinema si deve fare qualche cosa che non si fa, ecco, si può filmare il teatro, ma non è questo lo scopo del cinema, no? Il cinema è così la realizzazione di aspetti onirici e fantastici, no? Soprattutto nel cinema muto. E Pirandello ha l'esatta consapevolezza, tant'è vero che uno dei fulcri dei sei personaggi sono il fatto che i personaggi sei provengono da un romanzo, e questo è un fatto basilare, diciamo, lungo la commedia. Qui non si narra. Ah, ma questo è racconto, signori miei, dice il capocomico. No, non è teatro. A teatro ci vuole l'azione. Non si può fare a teatro quello che si fa in un romanzo. Cioè, pensate ai Promessi Sposi. Mentre Renzo era a Milano, a Pescarenico succedevano queste cose. A teatro non si può fare. Né ci può essere un monologo, insomma, superiore a quello già lungo di Amleto, nell'Amleto. Cioè, il monologo può esserci nel romanzo, ma diciamo, nel teatro sarà preponderante il dialogo. Allora, anche questi, diciamo, rapporto di Pirandello padre col Pirandello figlio, mettendo a fuoco quanti e quali soggetti cinematografici, sia che siano realizzati o meno, ma ce ne sono anche di realizzati, per cui spesso risulta contraddetto quello che comunemente si crede, che da una novella si arrivi al testo teatrale. Prima c'è la novella, poi c'è il trattamento cinematografico e poi il testo teatrale. In Vestire gli ignudi è molto chiaro, nel segno è un film, è la novella, poi è un film dopo l'opera teatrale. Così come le opere sono congiunte, le opere anche successive. No? I sei personaggi cambiano, ecco, questa è un'altra novità che abbiamo messo a fuoco. Io ho lavorato con Beatrice Alfonsetti per Maschere Nude 1, cioè per la trilogia del teatro nel teatro. Sei personaggi, ciascuno a suo modo, questa sera si recita soggetto. Abbiamo lavorato consultandoci molto. E abbiamo messo a fuoco questo, che gli interventi correttori a partire dal 21 fino al 25 e subito
quelli operati l'anno successivo, nel 23, insomma, un anno e mezzo successivo, nel 23 sui sei personaggi, è perché Pirandello ha ideato già ciascuno a suo modo. Allora, io invito i giovani a digitalizzare sei personaggi del 21, di digitalizzare Trova, di mettere ciascuno, trovo le volte che c'è ciascuno, sono sicuro che è stato tolto. Proprio il passaggio, ciascuno a suo modo, era presente due e anche in forma mascherata tre volte. Ecco, Pirandello ha pensato di toglierlo perché, per quello che appunto il suggerimento che ci dava Sciascia, che è l'opera, è tutto un insieme che Pirandello ha in testa, un suo popolo, no? Nella sua testa, con la testa piena di fantasmi, quando ha deciso di scrivere ciascuno a suo modo, ha tolto dai sei personaggi quello che riguardava. Ma non ha deciso di scrivere semplicemente ciascuno a suo modo, ha deciso di scrivere opere successive. Contrariamente a quello che ci dice Stefano Pirandello, che vuole sparare, scaricare tutta la pistola contro chiunque gli parli di letteratura, c'è il Pirandello del 22, scrive 4, 5, 6, 7, 8, è difficile starvi dietro, opere contemporaneamente, a volte in un tempo fulmineo, quando abbiamo la testimonianza, in una notte l'amica del mogli, già, l'ultimo atto di questa sera scherzo del soggetto, Beatrice cos'è? Una notte, okay. Un tempo rapidissimo e per esempio per ciascuno a suo modo nasce insieme, insieme a vestire gli ignudi, e proprio lo dice lui Pirandello, ecco, vestire gli ignudi è il dramma di una, questa è una bella dichiarazione perché è anche questa del 22, quando è in itinere, ecco, la trasformazione dei sei personaggi, è un'intervista del 21 febbraio del 22, il giorno proprio dopo, perché il 20 febbraio è commedia, ecco, il 21 febbraio abbiamo questa dichiarazione. Vestiti ignudi è il dramma di una povera ragazza che non riesce in nessun momento della propria vita a comporsi una maschera, a coprirsi di un abito. Più cerca di nascondersi, più il caso, gli uomini la denudano, scoprono la sua miseria, il suo dolore, il suo peccato, la sua vergogna. L'intromissione brutale degli altri nella vita di ognuno di noi, se ci si pensa, è terribile. Nessuno è padrone di se stesso. Ora, per dare il senso di questo continuo spadroneggiare e intromettersi degli estranei, di cui la protagonista del mio dramma è vittima, ho voluto far sentire la presenza e imminenza della strada intorno alle quattro pareti in cui il dramma si svolge. Infatti il dramma si svolge in un'unica stanza, però ci sono due finestre aperte dove la strada non viene vista, ma si sente il rumore, no? I sei personaggi concluderanno con la figliastra che esce dal teatro di corsa e va nella strada, e i sei personaggi nel 25, nella redazione del 25, entrano dalla strada. La strada è il grande protagonista. Allora sì, la strada con i suoi mille incidenti, i suoi tumulti, lo turba il dramma, lo interrompe a capriccio, lo scompone, lo frantuma. Ma non è forse così anche dell'opera di teatro? Ecco, questo è l'aspetto teorico che Pirandello sempre aggiunge a questa sua descrizione del plot. Ma non è così anche dell'opera di teatro, del dramma che si svolge sulla scena? Calata la tela ed ecco la platea,
gli estranei, i critici, prendere il sopravvento, impadronirsi dei personaggi, discuterli, travisarli, scomporre l'unità dell'opera d'arte, frammentarla e piacer loro, cambiare le idee, capovolgerle. Nei miei intermezzi corali cercherò appunto di riprodurre io stesso il processo che il pubblico farà al mio dramma, la sua vivisezione. Ma gli intermezzi non sono investire gli ignoti, sono in ciascuno suo modo. Cioè, mentre ha descritto Pirandello vestire gli ignoti, descrive anche ciascuno suo modo, che era contenuto come a scatola cinese dentro vestire gli ignoti. Ecco che i sei personaggi contenevano ciascuno suo modo. Ciascuno suo modo che contiene anche vestire gli ignoti. E soprattutto molto importante questa idea, diciamo, allegorica dell'opera d'arte. Questa ragazza che, questa giovane donna che tenta il suicidio perché è sedotta e abbandonata, dice, non è che tenta il suicidio perché è sedotta e abbandonata. Il fatto di essere sedotta e abbandonata è il vestitino che si era acconciata. E in fondo è un mal comune, no? Poteva morire così, dicendo il fidanzato mi ha abbandonato, io non ho sopportato il disonore. In realtà ben altri erano i suoi peccati. Ma lasciamola, dice Pirandello, morire come vuole, e dice ecco che c'è un'allegoria in questo dell'opera d'arte. Dice, ma non è così anche dell'opera di teatro? Allora mi viene in mente che anche tutte le bambine che ci sono nell'opera di Pirandello, per esempio, nella ragione degli altri, non sia che l'opera letteraria, specie se il protagonista è uno scrittore, no? Diciamo, questa strada che compare, è caratterizzante di ciascuno suo modo di vestire gli ignudi e dei sei personaggi che per Pirandello hanno composto una trilogia quando egli medesimo faceva il capocomico, cioè il regista. Sapete che Pirandello ha fondato un suo teatro, lo ha diretto dal 25 al 28 e ha messo in scena in tre serate consecutive la trilogia della strada. Prima di essere la trilogia del teatro, il teatro è la trilogia della strada, dove scorre la vita increata, vedete com'è pirandelliano questa, la vita, il caos vitale, no? Questa trilogia, questo trittico, chiamiamo così, della strada, per uno scrittore che da narratore ha scritto i terzetti, no? Un gruppo di novelle si chiamano terzetti, e Pirandello spiega. 18 novelle divise in tre parti di 6 novelle ciascuna, il 6 salta sempre fuori, 3 per 6, 18, cioè questa è la descrizione che ne dà Pirandello. Questi terzetti, così come organizza le novelle, Pirandello, quando è stato capocomico, ha organizzato i cartelloni, non si offre al pubblico casualmente questo o quello spettacolo. Tanto più che Pirandello, quando è stato capocomico, ha messo in scena quasi tutte le sue opere, anzi ne ha scritte apposta per metterle in scena, ne ha anche prodotte mentre è capocomico, ma ha messo in scena tutto quello che lui aveva. Certo non lo presenta così, sei personaggi e vestire gli ignudi è quasi sempre una coppia, ma questa, siccome ciascuno a suo modo è molto difficile da rappresentare, richiede un centinaio di comparse, non sempre. Cominciare una commedia dalla strada non è tanto facile, ci vogliono dei permessi, non lo so, credo insomma che è. Dove l'ha fatto Pirandello? A Napoli, ovviamente, perché a Napoli è possibile, no? A Napoli è tutto possibile. A Napoli ha fatto questo trittico della strada, dove c'è la strada. E noi sapremo che la strada, che nel 21 dei sei personaggi non c'è assolutamente, alla fine invece è importantissimo che la figliastra corra, addirittura di corsa, concitatamente, ridendo tre volte, tre risate, raggiunga la strada. E davvero c'è un'accompagnatoria dei sei personaggi a Tilger nel 21, dove Pirandello cerca di difendere, diciamo, la sua opera da rilievi non capitali, a Tilger e ai sei personaggi che erano piaciuti, rilievi non capitali, ma dice, pensi lei che l'autore,
Pirandello ha sempre detto che i sei personaggi in cerca d'autore, l'autore è lui, cioè Luigi Pirandello. Non facciamo l'errore, noi diciamo, l'autore dei Promessi Sposi è Manzoni, ma il narratore è il narratore manzoniano, no? Cioè, ecco. Pirandello no, io sono l'autore nei sei personaggi, lo ha detto più volte, e dice a Tiger, l'autore non crede in nessuna forma di espressione, che è un dramma di chi non crede in nessuna forma di espressione d'arte. E glielo mette sottolineato. Questa, secondo me, è molto interessante. I sei personaggi, come erano nel 21, dovevano evolversi. Allora, adesso vi dico qualche cosa, gli argomenti sono moltissimi, anche, diciamo, i materiali nuovi. Ma vi dico qualcosa dell'evoluzione, ecco. Nel copione di Nicodemi c'è una redazione scarna, sostanzialmente scarna dei sei personaggi, molto più scarna rispetto alla stampa del 21. Però noi abbiamo una grande fortuna. Nicodemi ha tenuto un diario e ha scritto anche delle memorie. Le sue memorie escono nel 29. Il suo diario invece è nel suo archivio consegnato a delle agende e quindi giorno per giorno, stiamo a controllare. Queste sue memorie sono state anticipate rispetto all'edizione del 29 in una data molto vicina. E quindi nel 24 sul Corriere della Sera è uscito un stupendo articolo sull'autore alla prova, cioè Pirandello mentre ci sono le prove. Cosa fa Pirandello con gli attori? Intanto Nicodemi dice nessuno ci capisce niente. E noi abbiamo passaggio dopo passaggio, perché è un lungo articolato e bellissimo, bellissimo articolo. Forse una delle cose più belle che si possono scrivere di Pirandello. Ed è bello perché Nicodemi è uno scettico, non è un filo Pirandello. Allora, ci fa capire che Nicodemi ha molto cooperato con Pirandello, individuando dal primo copione, che è per fortuna rimasto, quali erano, secondo Nicodemi, no? E poi Pirandello avrà convenuto, i punti deboli. Gli attori parlavano troppo poco, siccome i personaggi si devono contrapporre agli attori, no? Devono dire ma no, io non sono quello lì, non mi assomigliano, e sappiamo qual è la polemica antica che Pirandello ha nei confronti degli attori. Allora, gli attori, come erano nel primo copione, parlano francamente troppo poco. Sì, ci sono, dicono scarne battute, invece bisogna che abbiano più presenza, ma effettivamente la prova è quella del palcoscenico. C'è questo provare con gli attori e avrà visto che stavano troppo impalati, no? Come fusi, ecco. Allora li ha fatti muovere. Poi che cosa c'erano? Punti oscuri, che però Nicodemi, essendo un diciamo drammaturgo di tipo boulevardier con una commedia di tipo borghese, i sei personaggi sono una visione, un incubo, sono onirici, no? Non è tutto logico, non dobbiamo trovare la logica al mille per mille. Allora dice, qual è questo demone dell'esperimento per cui il padre deve cacciare questa madre? No, siamo tanto abituati nel mondo borghese, dice, non ti va bene la moglie, ti trovi l'amante, no? E poi torni a casa quando torni, tanto lei zitta e buona non dice niente, no? Allora, perché proprio la devi non solo cacciare di casa, diciamo così, ma farla combinare con un altro? E se la fai combinare con un altro, perché dopo passi il tuo tempo a pedinarlo? Allora, bisognava lì dare più spiegazioni, perché effettivamente anche gli attori non capivano. Cioè, se non capiamo noi, non capisce neanche il pubblico. Allora, ecco che il padre diventa via via uno di quei raisonneur che all'origine
non lo era, o lo era molto meno. Uno di quei raisonneur, e Pirandello lo fa diventare raisonneur in 8 secondi, perché dice un fatto un sacco vuoto, prende dalle novelle i suoi temi, no? Ha tutto pronto. Per Pirandello non esiste tempo perduto, Tutta la sua opera è tutta nella sua memoria, lui la governa sempre, l'ha sempre tutta presente. C'è questo blocco monolitico da cui si staccano le varie opere, è sempre nella sua mente. Quindi individuiamo tutti questi inserti, no? Un pezzetto deriva dall'uscita, un pezzetto deriva dal gancio, un pezzetto deriva dal dovere del medico, un pezzetto... Perché gli dicevano, ma insomma, qua non si capisce tanto bene, ecco. Oppure, non so, bisognava far capire anche il finale era troppo enigmatico. Allora, probabilmente per suggerimento di Niccodemi, viene anticipato, cioè, si anticipa il finale. Il padre dice al capocomico, guardi, va a finire così, che tanto noi... Allora, il finale lo dobbiamo dire prima. Insomma, se io esamino gli scritti di Niccodemi e prendo il copione, mi rendo conto che, visto che il sottotitolo, diciamo, dei 6 personaggi è commedia da fare, Pirandello l'ha fatta facendola, giusto appunto, come dice la parola stessa, mettendola in scena con un uomo comunque abile come Niccodemi. Infatti, se ci badate, le recensioni del 21 tutte lodano moltissimo la recitazione. Vera Vergani pare che fosse bravissima. Niccodemi avrà da ridire solo nei confronti di Almirante, che faceva il padre. Dice troppo, parla troppo. Eppure sembra che questo parlare troppo del padre sia dovuto al fatto che bisogna spiegare l'inspiegabile. E Pirandello poi si ravvederà, no? E toglierà queste parti grandemente. Diciamo, per il testo che noi leggiamo, gli attori sulla scena fanno quello che gli pare, noi non sappiamo benissimo, l'attore poi è poco indicativo. Il copione è indicativo perché è quello stesso che poi andò da Bemporad, no? Con tutte. Ecco, ed è possibile che Pirandello abbia talmente aggiunto, no? Che poi quel copione lì nelle mani di Niccodemi sia diventato uno strumento obsoleto, non se ne siano neanche più serviti. Dopo la prima settimana ho fatto il calcolo che le prove non possono essere durate più di 10 giorni, più di 10 giorni. No, è impossibile. Niccodemi l'ha letto il 17 aprile, proprio c'è il suo diario, ho letto i 6 personaggi, il 17 aprile. La compagnia ha messo in scena 2 prime nazionali, infatti sono stati rinviati i 6 personaggi. Allora, sono uscite varie edizioni, ne è uscita anche una con i 6 personaggi del 25, i 6 personaggi del 21, edizioni Einaudi, pure di Davico Bonino, con un'ampia antologia di recensioni alla prima dei 6 personaggi. Però le opere teatrali sono anche di solito presentate. Io ho sempre in mente D'Annunzio, perché di D'Annunzio mi sono a lungo occupata, e tutto il battage, le recensioni gli premevano proprio pochissimo. Tutto quello che gli premeva è come veniva presentata prima l'opera, quanto e come se ne diceva e che cosa se ne diceva. Non avete idea di che cosa non esce della Figlia di Orio prima che della Figlia di Orio vada in scena. Cioè, è venduta alla Scala come melodramma, non è ancora andata in scena, ecco. Quale riassunto, come, e anche i 6 personaggi sono preparati da una campagna stampa. Non bisogna leggere solo dopo il 9 maggio, ma per esempio, ecco, mi ha molto sorpreso questo 7 maggio, dove viene dato l'annuncio, non può andare in scena, che ancora non. Quindi il pubblico che ha già pagato il biglietto non si deve preoccupare, cioè, tutti questi annunci anche di bassa cucina, quindi si vede una corsa contro il tempo, no? Perché restano 15 giorni effettivamente, dal 17 prima, una ventina di giorni, ma la compagnia è parecchio impegnata. C'è una prima di Fausto Maria Martini molto importante con la stampa, insomma, ho guardato i giornali, la compagnia di Niccodemi era
parecchio sovraccaricata, tant'è vero che la primissima lettura di Pirandello a una cerchia ristretta di amici, che lo sappiamo da Arnaldo Frateili, si dice Frateili, Arnaldo Frateili ha detto: nel salotto di casa mia Pirandello per la prima volta ha letto i sei personaggi e ha descritto chi c'era. C'era il figlio di Pirandello, c'era Silvio D'Amico, c'era... però chi è questo Frateili? È un direttore artistico di una casa cinematografica. Non sarà un caso che i sei personaggi sono stati letti proprio nel salotto di un direttore di una casa cinematografica che stava facendo un film tratto da una novella di Pirandello, La Voce. Ora, io mi sono sempre chiesta, siccome La Voce è una novella che racconta questo, un cieco si innamora di una giovane donna che lo accudisce, che non può vedere, ma che ha una voce melodiosa, no? E si può capire questo, la voce è un elemento molto importante della personalità, solo che il film è muto. Cioè, mi dico, ma questo Pirandello vuol fare delle cose praticamente impossibili, no? Cioè, la sfida all'impossibile. Eppure, ecco, adesso, siccome questi scenari sembra che siano più conservati di quanto non... anche per quanto riguarda il cinema, siamo fermi ai lavori di Callari, insomma, sono passati tanti anni, 30 forse, ecco, sicuramente 30. C'è bisogno, insomma, di rinnovare anche da questo aspetto. Dove appunto quando viene letto per la prima volta Nicodemi non c'è, perché dov'è Dario Nicodemi? Perché non c'è Dario Nicodemi che ha già annunciato che lo metterà in scena? Perché è in un teatro di Frascati, caro ad Annunzio, dove aveva provato Il sogno di un mattino di primavera, ed è a Frascati che prova Giulietta Romeo, quindi non può essere presente assolutamente. Quindi lui lo leggerà il copione per suo conto, poi Pirandello lo leggerà alla compagnia, ma il tempo intanto passa, c'è la Pasqua, eccetera. Quindi il tempo delle prove non può essere stato così esteso, però sufficiente perché Pirandello abbia aggiunto molto lì per lì. E quindi dopo tutte queste parti aggiunte, cioè l'edizione del 21, sono state poi ritolte, ecco, il testo è stato rivisto. Ho impiegato 6 mesi di lavoro per stabilire quando sono stampati il testo del 21, Bemporat, quello del 23, Bemporat, quello del 25, Bemporat. È stato piuttosto difficile. Nell'edizione dei Meridiani c'è la Princeps è a settembre, no? 16 luglio, così non capiamo neanche nel carteggio con Tilger che Tilger ha potuto leggerlo, c'è già il volume. Il fatto che ci sia il volume non ci sia, i ritardi della stampa, e nel 23 si sapeva che del 23, ma il 23 è lungo, nel 23, 14 aprile a Parigi si mettono in scena, Puteuf mette in scena i sei personaggi ed è una, diciamo, una messa in scena famosa con i sei personaggi che calano da un ascensore, insomma una cosa famosa. È il 14 aprile del 23, c'è già i nuovi sei personaggi o non c'è già? Cioè quando Pirandello ha apportato dei cambiamenti, ha visto o meno la regia di Puteuf? No, non l'ha vista perché esce il 3 marzo, le stampigliature dicono. E il 25, la redazione del 25, la redazione del 25 ha una prefazione. La prefazione, per esempio, è scritta nel 24, perché è una conferenza di Pirandello a Palazzo Gallarati Scotti a Milano, 31 ottobre, il 31 ottobre del 24. Non si devono fare sei personaggi, si deve fare tutt'altro. Semmai in ballo c'è la saga del Signore della Nave e all'uscita.
Perché Pirandello il pubblico, Palazzo Gallarati Scotti, il 31 ottobre a Milano va a parlare dei sei personaggi? Io me lo sono chiesto. Il 19 di settembre si era iscritto al Partito Fascista. 10 giugno 24 delitto Matteotti. 19 settembre iscrizione al Partito Fascista di Pirandello sui giornali. Grande polemica. Il Mondo fa uscire un articolo dal titolo Un uomo volgare. Insomma, è stato un passo un po' sofferto, perché il delitto Matteotti, Pirandello lascia Roma, sta appartato. È forse la prima volta che parla in pubblico, a un pubblico così importante come il pubblico di Milano. Tutti sanno che importanza ha per Mussolini e per il fascismo Milano, insomma. Parlare al pubblico di Milano senza nessunissimo accenno alla vicenda politica, parlando di un'opera d'arte straordinaria, parlando d'arte. Cioè, è forse possibile che abbia scelto, diciamo, il suo pezzo forte. Io mi presento, è la prima volta che parlo in pubblico. Di che cosa parlo? Parlo della mia opera. Non c'è opera più opera di questa dei sei personaggi. Come documenti nuovi restano fortunosamente conservati, per fortuna autografi, saputo anche questo colpo di fortuna, quei discorsi che Pirandello faceva tra un atto e l'altro o presentando i sei personaggi, quando era capocomico, quando dirigeva il suo teatro. Ha tenuto dei discorsi, sono molto interessanti e sono istruzioni per l'uso allo spettatore ideale, e adesso non c'è più il tempo, mi spiace, vi dico, parlo di tante cose, ma ecco, cioè, è bellissimo il modo con il quale lo organizza, ci mette sempre un exergo, una specie di exergo, e poi con la sua sottile grafia prende questi appunti, e sono cinque blocchi di questi appunti, e in questo exergo in alto a destra, come avete visto, vi leggo solo questo pezzetto: il regno della vera creazione è l'arte, la vita è solo un aborto di creazione. Parole forti. Voi avete sentito quel che dice appunto il padre: chi ha la ventura di nascere personaggio vivo può ridersi anche della morte, non muore più. Questo è perché Pirandello parlava tra il primo e il secondo atto, no? Voi avete appena sentito il padre dire: chi nasce personaggio può ridersi della morte. Altre volte invece è all'inizio, altre volte è alla fine. E una volta almeno è a Torino, perché il riferimento lo fa ad Alfieri. Dice: il vostro vicino, che è il più grande poeta tragico, il vostro vicino. Grazie. Qualche giovane, qualche... Io vorrei dire un po' di cosa, se mi sono sentito. Sì, ma prima sentiamo, noi ci parliamo anche al telefono, però voglio una qualche voce giovane. È stato del territorio. Anche qualche domanda. Qualche domanda. Qualche curiosità. No, ma soprattutto quelle cose che vi dicevo di carattere generale. Io capisco che vedere, insomma, varie redazioni di un'opera già è complicata, ma vi assicuro questo, che tutte, in tutte le sue varianti, sono sempre bellissimi i sei personaggi. Sono bellissimi del 21, bellissimi del 23, bellissimi del 25, sono sempre bellissimi. Cioè, sono più bellissimi del 25, però sono sempre una grande opera, cioè sarebbero stati comunque una grande opera. Ma
So che ci sono specializzandi, laureandi. Ci sono ragazzi che hanno fatto sei personaggi quest'anno, che non se ne è. Orza! Datevi da fare. Allora, tu Pietro, se... ah no, eccola, bene. È possibile che il GLBF abbia avuto qualche risonanza sulle modifiche che il Pirandello ha effettuato dopo il 23? Beh, che la regia di PTF abbia avuto, beh, lui ha sempre contestato il fatto che sembravano troppo eterei, fantasmi, i sei personaggi di PTF. E quindi, diciamo, nella redazione del 25 tiene a sottolineare che devono avere delle quasi maschere, cioè devono essere concreti, non anche in queste introduzioni, diciamo, a teatro, sempre lui si raccomanda che non li scambiamo per fantasmi, non sono ombre, ma sono delle entità extraumane, ecco, più vive di noi, insomma, di noi vivi, ecco, questo è quello che lui sottolinea. E in effetti, per esempio, le lacrime di cera della madre, no? Queste cose concrete, che accentua, possono dipendere da questa regia, e poi dopo vedrà quella americana, e ha visto quella di Nicodemi, non ne ha viste altre, però gli arrivano molte fotografie, cioè c'è un repertorio fotografico enorme su varie rappresentazioni in tutte le parti d'Europa, Spagna, Croazia, non so dirvi, cioè su Commedia tutti i numeri, c'è cioè i sei personaggi qui, là, cioè sono rappresentatissimi, perché secondo me il testo è facile da tradurre, linguisticamente facile, scusi lei, senta, no, sfido io, tutto così, cioè non è complesso, da tradurre. È da mettere in scena, sì, però è una bella sfida per ogni regista, no? Questa idea, lo spettacolo è il fatto che non c'è lo spettacolo, insomma. Non è semplicemente il teatro nel teatro, quello l'hanno fatto in tanti. Qui è il non teatro nel non teatro. Cioè, guardate, finché si vuole, gira come un prisma, no? Sfaccettato all'infinito. È un'opera senza fine, sfaccettata, insomma un caleidoscopio, no? Tutti che si contraddicono, quindi per un regista è provocante farlo, ecco. E diciamo tecnicamente piuttosto semplice, non c'è da mettere in scena delle grandi scenografie, non c'è un cast enorme di attori, no? C'è un numero limitato di attori, quindi non costa, non è costosissimo. Ci sono degli spettacoli che per ciascuno a suo modo costa 70 comparse, non so, 100. Devo fare il pubblico finto, il pubblico vero, recitare fuori dalla scena, stampare un giornale finto. Cioè, richiede grande impegno, quindi è stata rappresentata per esempio poche volte. Invece i sei personaggi sono rappresentati continuamente. Perché poi deve essere tutto di cartapesta, no? Il giardino, il notturno, certamente. Mi dica. Io volevo chiedere, a proposito della perfezione dei personaggi, se sì, conosciamo qualcosa di nuovo, a proposito della coautorialità con il figlio Stefano. Ecco, guardi, una cosa che ci ho pensato a lungo. Allora, in un passaggio il figlio Stefano dice: ho dovuto inventare delle recensioni che non esistevano per trovare degli argomenti. Ora dico, se c'è un testo recensito sono i sei personaggi, ma lì la menzogna è una forma, un abito mentale, cioè tu ti devi inventare delle recensioni ai sei personaggi, ma guardi che è una barzelletta, ma guardi che è una cosa che ci si può tenere, perché sono stati recensiti in ogni aspetto. La recitazione, la messa in scena, il contenuto, la madre, il padre, il figlio e la figliastra, cioè i costumi, le luci,
È stato recensito di tutto, il capocomico non se ne parla. Cioè, se volevo trovare qualche recensione all'altezza, diciamo così, del 1925, perché questa è la data in cui viene licenziata la conferenza di Pirandello. D'altronde, lei può vedere sul Corriere della Sera il resoconto stenografico della conferenza di Pirandello. Perché è chiaro che se il 31 ottobre ha parlato a Milano, io sono andata a vedere il Corriere della Sera del 1 novembre. Ça va sans dire, c'è tutto. Cosa ha detto, cosa non ha detto. Anche questo dilungarsi su attori, illustratori, su questo suo pezzo forte, mentre sta già cambiando molto idea su questo, si dilunga su questo. Insomma, è molto ricco, molto ricco. Parla per più di un'ora. Il pubblico fa, ah, bravissimo. Cioè, lo vado a vedere, perché il Corriere della Sera è storico, ci vuole un secondo. Non lo so, questa è una memoria nel 58 su un'edizione che Stefano Pirandello aveva, nella quale ha portato delle postille. Questo è tutto opera mia, senza suggerimento di papà. È patetico, guardi. Patetico, cioè una cosa patetica, non si capisce. Cioè, va bene, questi sono degli appunti privati, ovviamente, se noi ne abusiamo. Ma in rapporto a questo figlio, per esempio, io mi sono sempre chiesta, ma che Pirandello si firmasse Giulian Dorpelli, no? Avesse questo pseudonimo, insomma, ricavato dall'anagramma del suo nome. Lo si dovette imparare dalla settimana enigmistica, lo vecchio Musti, non so chi, negli anni 70. Ma non poteva dirlo il figlio Stefano? No, i casi sono due. O non lo sapeva, non ha mai interrogato il padre in proposito, o non ha voluto dirlo. I casi sono due. Se non lo sapeva, sa poco. Se non ha voluto dirlo... Cioè, ci sono tanti angoli. Soprattutto poi il 1925 è un anno pesantissimo per Stefano Pirandello, perché arriva Marta Abba e Pirandello, insomma, testimoniano che si innamorò parecchio, che dava segni esteriori di questo innamoramento, e Stefano Pirandello non è più il procuratore del padre con atto notarile del 9 dicembre. C'è un atto notarile del 9 dicembre 1925, al suo posto ci va il marito della sorella, Manuel Aguirre, diventa procuratore. Questa cosa noi la sappiamo, ma noi la sappiamo perché è allegato a ogni atto, no? Come quell'altra, vede, sempre questo rapporto, i problemi familiari. Cioè, ma tutti sanno che la moglie viene ricoverata alle 19. Nel gennaio 19 viene ricoverata, ma questo è irrilevante rispetto al processo di interdizione. Cioè, il 21 maggio Pirandello diventa procuratore dei beni della moglie dopo un processo di interdizione del quale non si dice niente. Non si può mica interdire uno così, cioè non si può dire matto, neanche con una diagnosi di un medico, non si può fare. C'è un processo, dei testimoni che dicono perché, e questi sono atti notarili che si trovano. Però io vedo che tutti dicono nel 19 viene la cosa più importante è che viene fatto un processo di interdizione su un patrimonio ingente che è quello della moglie, che consente il matrimonio sia di Letta che di Stefano, altrimenti non si sposavano, cioè ci vuole dei soldi per sposarsi. Poi una dote di 200.000 lire, non versata ma promessa. In molti documenti si dice che Lieta spende anche 4.000 lire in un mese e mezzo, non so, sono tanti, cioè circolano parecchio denaro. È successo un processo di interdizione, cioè quello non lo vedo nominato. È quello che dicevo prima, la parallasse bisogna calcolare, l'angolo di osservazione, che cosa ho di fronte. Cioè, gli eredi non hanno voluto addentrarsi in questa materia, che è molto legittimo, non è che io mi meravigli di questo, solo che io non sono un erede, faccio un altro lavoro, quello di accertamento. Il mio lavoro di accertamento prevede che io mi muova secondo parametri diversi.
Sì? Ma mi chiedevo quanto e come cambia, se cambia, il personaggio della figliastra con l'arrivo di Mattalfa. Cambia sì, perché diventa avvenente. Guardi, i costumi li ha, insomma, ideati Pirandello, perché la mette in posa. Cioè, ci sono delle foto di atelier di Mattalfa, ce ne sono parecchie. Mi fanno capire che sono foto d'atelier, perché per via della Tuda ha un grappolo d'uva in mano, no? È la baccante, no? Se fotografo un'attrice con un grappolo d'uva in mano è una baccante. E la, per sei personaggi lei ha i guanti fino qua, le catenelle alle caviglie, i braccialetti, insomma, bellissima, elegantissima, tutta... Se, sarà di seta, il vestito sembra di pelle, no? Una seta pesante, no? Che la fascia, stupenda. E poi c'ha una maggiore aggressività e diciamo gli attori la appetiscono, no? La vogliono toccare, la vogliono... questo non c'è nel 21, è sempre bella, è sempre provocante, ecco, questo c'è. Però diventa di più, ecco, diventa più aggressiva. No, più... E poi sembra che si attagliasse particolarmente alla recitazione di Mattalfa, che è una recitazione un po' nervosa, no? E qui dobbiamo essere in un mondo, dovete immaginare, con quei sei personaggi, non un interno borghese, eh? È un mondo fantastico, onirico, è un mondo di un incubo quasi, no? Di visioni, ecco, quindi lei, Mattalfa, doveva essere particolarmente versata a questo. Beh, nel 25 viene spostata un'intera scena, quella della morte della bambina, no? Cioè, le bambine muoiono, della morte della bambina viene spostata. Anche questo, secondo me, è sempre la messa in scena. Diciamo, Pirandello compone anche sulla base di quello che vede realizzarsi sulla scena. Non è che mantiene sempre fermo la sua obiezione nei confronti dell'attore, che è un traditore del testo, come gli illustratori, come i traduttori, no? Che devono prevaricare il testo. Questo lo dice, lo sostiene a lungo, ma dopo no. Ecco, diciamo che questa sera si recita il soggetto, è l'apoteosi dell'attore, ecco. Il mio testo è morto se non c'è l'attore che lo incarna. Sono statue fredde, no? E l'attore invece dà vitalità al testo, all'opera d'arte, che altrimenti è morta, è una forma gelida, ecco. Quindi anche Pirandello cambia parecchio, si avvicina ai problemi degli attori, poi non c'è niente di meglio che innamorarsi di un'attrice. I problemi del mondo dell'attore gli sono molto presenti. Ma è lei che gli dice, maestro, nessuno come lei ha capito la nostra vita, no? Cioè. Ma poi forse, Maria, puoi ricordare anche il fatto che lui, come hai notato tu, toglie quella battuta del figlio dal 21 al 25. Beh, sai, quello è troppo complicato. Però loro l'hanno fatto, ci sono studenti anche miei, È molto complicato. Cioè, nel 21 il figlio ha questa battuta. Si lamenta lui il padre, che è stato sorpreso dove non doveva essere sorpreso, no? Mentre stava per consumare un parincesto, insomma, con la figliastra. A parte che non capisco perché si chiama figliastra e non lui patrigno, perché poi Pirandello nelle interviste chiama figlia lei, patrigno lui, chiama patrigno. Allora, la figliastra, lui stava per ghermirla, no? Nel retrobottega di Madama Pace, stava per ghermirla. E dice, si lamenta lui che è stato sorpreso dove non doveva essere sorpreso, che dice uno perché è un errore che fa una volta, tutta la vita l'agonia. Cioè, e cosa dovrei dire io allora che, di lui che ha fatto in modo che io lo sorprendessi nell'atto in cui un padre e una madre non dovrebbero essere mai sorpresi, perché altrimenti non hanno più quella realtà di padre e di madre. Allora poi viene cambiato nel 23, non hanno più quell'immagine di, cambia ogni parola.
dal 21 al 23 il brano è scorciato e cambiato nei termini realtà, illusione, immagine. Ci ha messo una settimana per cambiare una battuta. Nel 25 la toglie del tutto, non c'è più. Cioè, quella parte viene tolta, non è più il caso. D'altronde anche la madre, così, che ha tutte queste ascendenze di derivazione dostoevskiana, perché doveva essere povera. Guarda che Dostoevsky ha pagine e pagine sulla moglie, perché uno deve prendersi una moglie povera, perché la domini. Tu devi prendere una moglie povera, disgraziata, che veda in te la sua salvezza, allora puoi dominarla, se no dalla moglie sarai dominato. Questo credo, insomma, che un passato di narratore di problemi coniugali come Pirandello, dimmi tu Simona se non ha scritto novelle su il vedovo, non il vedovo, l'uomo solo, le mogli, i mariti, cioè, non so, i matrimoni, cioè abbiamo, non so, un repertorio, ecco, non abbia soppesato tutti questi aspetti, secondo me sì. Ecco, questa per esempio è una macro variante, la ritengo la più significativa di tutto il cambiamento. Ecco. L'altra significativa è il finale cinematografico. Alla fine, luce, 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 ma luce, 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 si dice al cinema. Allora tutti, e il capocomico imbalorditi, no? Come i primi spettatori del cinema, quando si accendeva la luce, si svegliavano come da un sogno, no? Sbalorditi, così, spaesati, perché avevano interrotto il normale rapporto di spazio e di tempo, perché il cinema ti può mandare nei luoghi più disparati e nei tempi più disparati. Ti può... vedi... Thomas Mann ha una pagina molto bella nella Montagna Magica di chi va al cinema, e c'è una negra che ti saluta mezza nuda, poi ti svegli, hai le tue signore tedesche, svizzere, tutte vestite. No, cioè, i primi spettatori del cinema, quando finiva la proiezione, erano sbalestrati, e nel 25 il finale è cinematografico perché nessuno parla. Ma perché è cinematografico? Lo dice Pirandello, dice che l'amica delle mogli avevo fatto un finale senza dialoghi cinematografico, cioè usa questo termine lui, cioè silenzio, nessuno parla, sono forme trasognate, cioè tutto il linguaggio del finale dei sei personaggi è un linguaggio tratto da un dibattito che allora c'era sulla pittura metafisica, che deve essere molto vicina a Pirandello, soprattutto a Fausto Pirandello, che ha un ruolo importante anche nei sei personaggi, molto importante. Queste forme trasognate sono, è il metalinguaggio che valori plastici fa, usa Carrà, usa per le apparizioni di De Chirico, di Carrà, insomma della pittura metafisica. Cioè il finale dei sei personaggi è intriso di cultura platonico, perché cioè, tutte queste apparizioni vengono dall'iperuranio, viene detto, ecco, cioè, Calvesi ha studiato a lungo questa parte del dibattito, che tra l'altro è romano, anche Paolo Fossati, insomma ci sono studi importanti su questo aspetto. Credo che il finale dei sei personaggi debba molto a questa pittura metafisica, debba molto al cinema. Pirandello è il fatto che abbia detto che il cinema, insomma, non avrebbe scritto un romanzo, si gira intero. Il cinema è un fenomeno che lo attrae e nel quale è immerso. E poi dei sei personaggi, ecco, guardate la libertà mentale, dice che il cinema gli daranno una forma superiore. Cioè no, l'opera non è finita nel 25, lui la rilancia col cinema. Dice una forma migliore, perché quello che non si può fare a teatro è che lo sdoppiamento, quello che è nella realtà è quello che è nella mia immaginazione, perché dice io, da una ragazza che la chiama Del Vicolo, no? Che vedo in un'intervista e mi attengo al linguaggio di Pirandello, non a degli scenari che non sono di mano sua, ma questo è di mano di Pirandello.
c'è questa ragazza del vicolo che è nella realtà, poi io la immagino come poeta. E allora avere le due presenze, quella della realtà e quella dell'immaginazione, solo il cinema me lo può dare. E questo se Murnau, perché lui vuole Murnau, perché ha visto nel 25 l'ultima risata. Pensate che Murnau nel 25, senza saperlo, mette in scena Pirandello, perché il pezzo forte dell'ultima risata di Murnau è l'ubriaco fermo, lui immobile e tutto quello che gira la terra intorno. Perché Pirandello l'ha detto non si sa quante volte, che la terra giri può servire di scusa a un ubriaco, ecco. No, ma poi se si pensano a limitrofe ai sei personaggi, le parti del mondo, una novella come Le parti del mondo, che poi si chiamerà Rimedio alla geografia, le parti del mondo sono lo spunto per un documentario. Le parti del mondo ancora oggi le guardiamo al cinema o alla televisione, cioè io sull'Himalaya non ci andrò mai, neanche a vedere i pinguini nell'Antartide, ma neanche nelle foreste dell'Amazzonia, però diciamo me ne faccio qualche idea nei meravigliosi documentari della BBC. Cioè Pirandello scrive delle novelle cinematografiche, d'altronde è un genere che si usa. Jules Romain ha scritto Conte cinématographique 1919, un conte cinématographique, racconto cinematografico. Perché Pirandello non deve fare una commedia narratologica? La commedia narratologica? Io ne faccio una così. Si usava, ecco, credo che il libro di Jules Romain, che Pirandello insegue. Ditemi se ha scritto qualcosa. Jules Romain è uno di quelli che è molto interessante come autore, nei cui confronti Pirandello ha grande interesse. E allora circola un'arte così fatta, c'è, c'è il cubismo, c'è il simultaneismo, c'è il surrealismo, c'è poi l'espressionismo, sono tutte correnti d'avanguardia, e Pirandello è un uomo del suo tempo che diciamo pur rifiutando diciamo la modernità, e poi e nel profondo interroga l'uomo denudandolo da ogni sovrastruttura. Ma guardate che solo il passaggio di quegli appunti, abbozzi narrativi che si intitolavano sei personaggi in cerca d'autore quando era romanzo, quel poco che c'è rimasto, quegli appunti sono rimasti, dice: doveva essere in un bosco. È il padre che entra nell'atelier di Madame Apache, dice, avrebbe dovuto trovarsi in un bosco, invece tutta la strada se la portava dentro con sé fino nell'atelier. Cioè si porta il pubblico, è già una situazione teatrale, cioè, tutta la strada sembrava portarsela dentro con sé fin dentro l'atelier. Cioè, prima ho detto sì, questa trilogia della strada, ma la strada è importantissima, E persino nell'abbozzo narrativo, in quel poco che c'è rimasto, questa, il bosco, la strada, i portoni, dove uno è una pensione, dove l'altro è i negozi, dove c'è questo, questo slow food erotico del padre, che è nei negozi urbani. Sono nella città, c'è lo slow food così erotico, e lui così consuma dove gli offrono merce, no? Il padre fa così, e Pirandello dice doveva essere in un bosco, non so, è troppo breve l'appunto, ma nel bosco c'erano le pastorelle, poi ognuno ha avuto le sue forme. Ma sì? Sì, sì, è stato cambiato, perché è molto stringato, è molto sintetico rispetto all'edizione del 21, è molto sintetico, è più sintetico, comunque c'è tutto, ci sono tutte le parti, però non ci sono i punti forti, per esempio
il capocomico che dice: ma dov'è il copione? No? Dice: voi volete rappresentare, siete personaggi, volete rappresentare, dov'è il copione? E i personaggi rispondono poi: il copione siamo noi. Ecco, questo detto così forte non c'è nella prima, ecco, ci sono dei punti, io credo che durante le prove siano emerse, ecco, c'è una commedia da fare che Pirandello fa mentre la fa, non ho un gioco minore di parole, ma viene solo detto così, e siccome è una commedia da fare, facciamola intanto che la facciamo. È consultato? Com'è? È pubblicato? Sì, sì. No, tutto intero forse non no. Non c'è ridato da per però parla. No, tutto intero non c'è, no. Però insomma, credo che uscirà fra qualche mese Maschere Nude 1, là è tutto intero. Lo mettiamo tutto intero. Potrete leggerlo. Sì, sì, ma è... pochi mesi. Fra poco, insomma. È che c'è stato in mezzo, vedete, la pandemia. Quindi tutte le mie ricerche avviate si sono interrotte per 2 anni. No, ma poi le persone che avevano in custodia tutto ciò, anziani che non stanno bene, no? Cioè, potete immaginare, non è che il tempo insomma aiuta, ecco. Pietro, no, ti volevo ritardare troppo. No, dai. Se c'è tempo, qualcosa da dire, sì. Ma se no non importa. Ma no. Sì. Forse può essere utile per tutti. Sì, voglio farti la scena, ma un microfono forse serve per registrare. Sì, certo. No. Ah, per registrare. No. Questo allora, è quello che funziona. Se no posso mettermi lì che no? Seguo. Certo. Posso sedermi in più tempo. Ma vieni qua, ma certo. Allora, non sono giovane, qualcosa da dire però ce l'ho e forse può essere utile anche diciamo ai giovani. Per chi non mi conosce sono Pietro Milone e ho avuto subito l'impulso di alzare la mano e di dire voglio dire delle cose perché diciamo gli stimoli sono stati tantissimi. Ho qualche domanda, qualche cosa da interloquire, qualche piccola glossa. Cerco di dire telegraficamente, ormai perché il tempo è poco, un po' delle cose che mi sono appuntato. Innanzitutto è stata una bella lezione, diciamo, di metodo storico e mi ha incuriosito nel paragone che hai fatto facendo vedere le dita intrecciate la strana sovrapposizione tra quello che tu volevi esprimere da un punto di vista della ricerca storico-filologica con quello che invece è un concetto psicanalitico che è il dispiegamento del pensiero di Mate Blanco. Cerco di arrivarci per strade più comprensibili, diciamo, di come l'ho detto subito. Ci vuole la prova. E ci vuole la prova. Lo storico è sempre alla ricerca della prova, ma la prova non c'è sempre. Pirandello ce l'insegna col così esse vi pare. Nel libro mio che sta per uscire ci sono delle significative coincidenze tra la lettura d'Antis che Pirandello fa nel 16 e il momento di passaggio della scrittura del così esse vi pare in cui lui riscrive la novella. E uno dei punti è proprio questi, tant'è che io dico un po' scherzosamente il relativismo pirandelliano nasce dall'impasse della filologia dantesca. Questo lo potrete poi vedere nel libro, non è una divagazione a margine di quello che volevo dire e che è questo. Nella stesura lo storico e il filologo trova le sue prove, ma c'è poi l'invenzio. E allora nell'invenzio, come Casadei per Dante diciamo un po' diciamo ci ha dimostrato appoggiandosi non a Mate Blanco ma diciamo ad altri tipi di ricerche sulle neuroscienze, nell'invenzio ci si arriva con un altro metodo, da Moron in poi, dalle metafore ossessive di Moron alla migliore psicocritica di Orlando anche attraverso Mate Blanco ci si arriva. Quindi su questo ci sarebbe da approfondire, ma la cosa strana è che la storia e la diciamo psicologia o la psicanalisi in un certo senso si incontrano. Nicodemi allora ci sono le lettere alla Vergani, io ci stavo dietro, brava l'Andreoli che ci sei arrivata,
Andatevi però a vedere, tanto io non lo farò mai, quindi, ma penso che già ci sarete sopra, alle lettere tra Nicodemi e la Vergani, da lì uscirà fuori chissà che cosa. E comunque anche quell'altra, perché la Vergani non è la sua amante. E comunque, diciamo, due amanti bellissime, ma sono Nicodemi, guardate, dai, comunque Nicodemi è bellissimo. Nicodemi è la prova che certe critiche fatte a Giudice forse sono un po' ingenerose, perché Giudice sta in quella generazione che conosce direttamente i testimoni, le sa di prima mano tutta una serie di notizie che noi adesso andiamo a ricostruire cercando le fonti scritte. Quindi, insomma, no, dico, alcune cose... Io dicevo una cosa precisa semplicemente. Dice, a 14 anni ha smesso di avere rapporti col padre. Non è possibile. Poi, due cose telegrafiche, diciamo, su Sciascia e Stefano. Stefano innanzitutto, su Stefano non esiste solo la Zappulla, facevo un po' presente nei vicini di sedia che c'è sul primo numero di Pirandelliana, la rivista di Caputo, abbiamo dedicato tutta una sezione a Stefano, dove gli studenti che sono interessati potranno trovare altre cose utili. Ultima cosa, Sciascia mi sta molto a cuore, ho fatto un libro sui rapporti tra Sciascia e Pirandello, quindi io tutte le volte che con Anna Maria parliamo di Sciascia mi illumino, però voglio ricordare che lo Sciascia che Anna Maria ha citato e che piace anche a me di più è il secondo Sciascia. Il primo Sciascia fino alla metà degli anni 70 aveva di Pirandello una visione completamente opposta che si basava su Gramsci, quindi l'Iolà, il pirandellismo di natura, era tutta un'altra cosa. Quando è che Sciascia cambia? Alla metà degli anni 70, quando sta per scrivere Todomodo, che è un po' una riscrittura della scomparsa di Majorana, quando sta per scrivere Candido, che è una riscrittura dell'Uno Nessuno 100.000. E perché però lui cambia? Non solo perché è uno scrittore e c'ha immaginazione, ma perché lui era in stretti rapporti con Maria Luisa Aguirre D'Amico, con la moglie di D'Amico. Lui le lettere se le leggeva prima di molti altri. Lui le cose che gli altri se le stanno magari leggendo ora o le hanno cominciate a leggere 10 anni fa. Quello se che le leggeva Anna Ghire D'Amico non è quello che leggeva Andrea Pirandello, perché sì, non sì, si parlava. No, 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 ma voglio dire, non è un riferimento preciso a una cosa che tu hai detto. Volevo dire che Sciascia, ci tenevo a precisare, sia un momento di passaggio decisivo nella lettura che Sciascia fa di Pirandello, sia il fatto che Sciascia... E, diciamo, non era solo lo scrittore che come Bontempelli e De Benedetti, perché Sciascia da lì viene, dalla lettura di Bontempelli e di De Benedetti, il Pirandello del candore, e quello è anche il Pirandello di Sciascia e della religiosità di Sciascia. E poi c'è un ultimo appunto qua che però non mi capisco neanche io perché è stato troppo sintetico e quindi niente, erano solo un po' di spunti. E con qualche domanda che forse mi sono perso per strada per Anna Maria. No, no, grazie, solo che ecco, io dico, di tutte le cose che ho letto insomma, intorno a Pirandello, interpretative, dico, insomma, le suggestioni più forti le ho avute da Sciascia, non so, appunto, sia perché siciliano magari e io non lo sono, quindi ho un grave difetto d'origine. No. Forse è per quello, ma per esempio Pirandello e la Sicilia, non nella versione Adelphi, in quella prima, insomma, che io ebbi, forse era degli anni 50, non lo so, Pirandello e la Sicilia, Sciascia, Caltanissetta Roma, non Adelphi, che è privo di tantissime cose, quello che... comincia con il chiaro chi sono, l'elenco telefonico, insomma, l'ho trovato, ecco, che insomma, mi ha aperto la mente, ma anche questa idea di questo Pirandello che ha questa idea unitaria, questa idea di un'opera, insomma, secondo me è un'idea importante, proprio dal punto di vista filosofico, se mi chiedo come lavorava Pirandello, con che cosa... Cioè, vedo sempre che c'è un'opera dentro l'altra, c'è Scatola Cinese, lo trovo, questo anche la rapidità di esecuzione,
davvero straordinaria, insomma, tra quando elenco quello che Pirandello ha scritto nel 20, per esempio, no? Con gli scenari cinematografici, le novelle, i saggi, è infinito. Poi ha anche ripubblicato l'umorismo facendoci degli interventi che magari non sono neanche così lievi. Cioè, oltre a quello che ripubblica, cioè, è un qualche cosa di infinito. Cioè, bisogna dire che in tante lettere che ho letto non ho mai trovato una virgola fuori posto, un punto lettera maiuscola, mai una sciatteria, proprio un professionista, un professore, ecco. In questo bisogna anche calcolare questo fatto di un Pirandello che è, poi arriveranno, diciamo così, i cineletterati, no? Cioè Pirandello proprio professore, avrà rinnegato la filologia, però gli studi di filologia li ha fatti, cioè è un professore, ha una cultura. Ecco, ogni volta che leggo un'opera di Pirandello trovo almeno tre novelle di Boccaccio ogni volta. Cioè, Investire l'ignudi, due. Ser Ciappelletto, che mentre muore dice delle bugie al confessore, perché si sappiano. Ecco, allora, cominciamo Ser Ciappelletto. Poi lei è inseguita, questa fanciulla, dai dei cani, insomma, sembra Anastasio degli Onesti. Ma non è così. Poi più ci penso, più è vero. Più è vero, ogni volta che tu mi telefoni dici, ma non sarà che quella sono le novelle di quella, cioè, io dico, ah, no, è della giornata ottava, è il prete da Varlungo, la bel colore, ma c'è quello, ma sicuramente, per dire, no, adesso si parlava di Ariosto, ci sono degli interventi così sugli scartafacci che escono su Pegaso, nel 29, dico, vuoi dire che Pirandello li legge? Perché su Pegaso pubblica che di Oietti, no, pubblica delle cose. Questa sera, cioè, è proprio un professore. Pirandello dà delle grandi soddisfazioni in questo senso, sia per il suo spessore e per la sua, diciamo, attualità oggi, anche dove è più retrivo, anche dove sembrerebbe più retrivo. Questo poco amore per la civiltà cittadina, questo, insomma, invocare la natura, insomma, però, insomma, oggi, visto la piega che prende il mondo, non lo so, qualcosa mi dà da pensare. Va bene, cari ragazzi.